Wedi, anticipazioni, Riccardo dichiara sentimenti a lei, rifiuta e conosce un altro. A distanza di qualche ora dalla fine della registrazione di Wedi, sono emerse nuove anticipazioni sia sul trono classico che sull'over. In rete, dunque, si può leggere che Riccardo ha ricevuto un ennesimo 2 di picche da Gloria nonostante si sia esposto. Mentre Gemma ha deciso di portare avanti la conoscenza con Alessandro anche se lui esce con altre dame. Sul fronte giovani, nessuna scelta da parte dei tronisti, Nicotera ha litigato sia con Alice che con Carola. Mentre Lavinia ha faticato nel convincere Alessio Corvino a non autoeliminarsi. Nonostante le vacanze di Natale, continuano le registrazioni di lunedì, mercoledì 28 dicembre. Infatti, il cast si è riunito all'interno degli Helios per dare vita ad una puntata che sarà trasmessa in TV a metà gennaio. Delle tante anticipazioni che sono trappelate dallo studio al termine delle riprese. Spicca quella del no che ha incassato Riccardo da Gloria. Chi ha assistito alle penultime riprese dell'anno, dunque, racconta che Guarnieri ha cercato di riallacciare un rapporto con Nicoletti durante la settimana. Dopo essersi sentiti al telefono per qualche giorno, il cavaliere si è sbilanciato dichiarando di provare dei forti sentimenti per la romana con la quale ha cominciato a uscire dopo l'addio di Ida al programma. Il ritorno di Fiamma, però, non c'è stato perché improvvisamente il tarantino è sparito e non ha neppure fatto gli auguri di Natale alla dama. Il diretto interessato si è giustificato dicendo di aver reagito così per gelosia nei confronti del nuovo corteggiatore di Gloria. Nonostante tutto, Riccardo ha provato a riavvicinarsi alla romana invitandola a cena per quella stessa sera, lei, sicura del fatto che il pugliese non cambierà mai, ha rifiutato e ha preferito approfondire la conoscenza con Umberto. Un altro argomento centrale nelle riprese di mercoledì 28 dicembre, sono le tante conoscenze di Alessandro, Gemma è sempre più vicina al cavaliere di soli 52 anni. Col quale ha trascorso ore al telefono durante la settimana. Tina ha cercato di indagare sull'attrazione fisica che il signore del parterre dovrebbe provare per una persona che sta frequentando. Ma lui ha glissato più volte sostenendo che attualmente per Galgani ha un trasporto mentale. L'imprenditore sta uscendo anche con Pamela e ha sentito al cellulare Cristina. Quando quest'ultima ha ammesso di essere interessata al cavaliere, sia Armando che l'opinionista Cipollari l'hanno criticata dicendo di non credere affatto alle sue parole. Alessandro, poi, ha discusso ancora con Paola su quello che è accaduto tra loro la volta precedente, i due si sono accusati a vicenda su chi avrebbe voluto mentire alla redazione. Omettendo un'intimità che avrebbero avuto dopo un solo appuntamento. Le anticipazioni sui due protagonisti del trono classico di Wedi, riguardano principalmente le discussioni che i tronisti hanno avuto con i loro corteggiatori. Federico Nicotera si è scontrato sia con Carola che con Alice, palesando una forte difficoltà nel gestire i percorsi di conoscenza contemporaneamente. Nonostante abbia litigato con entrambe le sue spasimanti, il romano ha chiesto alla Mora Barisciani di ballare e questo ha fatto rimanere male Carpinelli. Lavinia ha baciato in esterna Alessio Campoli e questo ha portato Alessio Corvino a dire di volersi autoeliminare dalla trasmissione. Gli opinionisti Maria De Filippi hanno insistito a lungo affinché il giovane cambiasse idea. Ma alla fine a riuscire in questo intento è stata la tronista durante un ballo. Piantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.